Cervinia abbiamo la neve garantita, a Cervinia abbiamo il Cervino e soprattutto una grande ospitalità di altissimo livello. Siamo stati molto fortunati quest'anno, abbiamo iniziato il 20 di ottobre e poco dopo, col weekend dei Santi al 1° di novembre, abbiamo già aperto anche le piste in territorio italiano e adesso siamo al 95% del comprensorio aperto, condizioni eccezionali, e andiamo fino al 5 di maggio del 2019, quindi un inverno lunghissimo, senza fine. Abbiamo circa, insieme a Zermatt, quindi Cervinia, Valtournanche e Zermatt, 350 km di piste, un inverno che dura appunto 6 mesi e mezzo, e come posti letto siamo intorno ai 3.800, insomma sfioriamo i 4.000 posti letto fra Cervinia e Valtournanche. Abbiamo alcune piste con un nuovo innevamento artificiale che quindi, anche se le condizioni dovessero essere meno positive, ci consentirà di dare un comprensorio sempre a alto livello, e poi abbiamo alcuni nuovi ristoranti sulle piste, alcune novità in paese, insomma sia Cervinia sia Valtournanche in grande movimento. Avendo oramai quasi il 90% della clientela internazionale, quasi tutti i locali propongono una parte di menù tradizionale valdostano, in modo che insomma sia possibile provare i sapori locali a chilometro zero, sia alcuni piatti rivisitati.